Fiamma Splendida d'Italia, il primo concorso di bellezza che porterà la città di Fano ad essere valorizzata a livello nazionale. Ideatrice del nuovo marchio Made in Fano, Francesca Cecchini, impegnata insieme a diversi collaboratori nelle selezioni di modelle per sfilate e nell'organizzazione di eventi in tutta Italia. Venerdì sera la presentazione ufficiale del marchio del concorso di bellezza, che vedrà protagoniste le ragazze dai 14 ai 28 anni. Ad ufficializzare Splendida d'Italia, la fanese Chiara Mancini, testimonial del manifesto, a cui sono seguite le dimostrazioni del format del concorso e le sfilate di abbigliamento, cerimonia e abiti da sposa, a cui hanno partecipato 22 ragazze, di cui 3 provenienti dalla Toscana, 5 piemontesi e 14 tra marchigiane e romagnole. Francesca, come è nata l'idea di questo progetto? Io vengo da 10 anni di agente responsabile per Marche Romagna del concorso nazionale La Bella d'Italia. E diciamo che nella vita vanno fatti passi avanti, questo è un passo avanti abbastanza coraggioso, però viene da lì e dall'amore enorme che ho per le ragazze. Una bella promozione per Fano. Sì, sicuramente un marchio made in Fano, e Fano girerà su tutta Italia. Presenti alla serata anche una rappresentante della regione Piemonte, Toscana e Val d'Aosta, che contribuiscono a sviluppare l'importante progetto. Stasera per lei inizia una nuova avventura. Sì, io ho incominciato 48 anni fa come subagente di Miss Italia, ho continuato in questo settore, poi sono approdata a un altro concorso che non nomino, per 20 anni, che c'era anche la signora Francesca, e adesso incominciamo una nuova avventura. Nunzio, lei è l'agente della Val d'Aosta, che programmi avete? Adesso inizieremo il concorso al 17 di dicembre, l'inaugurazione in un bellissimo centro, e poi tutto l'anno faremo poi sia per il periodo invernale che quello estivo. Che emozione prova stasera? Tanta emozione, poi comunque è un progetto che ci crediamo tanto. La Splendida d'Italia in realtà non nasce proprio stasera, nasce l'amicizia che abbiamo appunto legato con Francesca in un altro concorso, e quindi è tanta l'emozione comunque di partire e partire con un grande progetto, perché la Splendida d'Italia non si ferma solo alla bellezza, ma c'è molto di più per le nostre ragazze. Quindi siamo qua a prepararle e a spianarle una strada veramente molto molto bella, avventurosa, che darà tanta tanta soddisfazione. Un concorso a sfondo sociale con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le stesse ragazze. Durante l'evento infatti particolare attenzione è stata data alle donne, ed esattamente ad un tema di grande attualità e urgenza, la lotta al femminicidio. Ospite speciale il musicista fanese Luca Vagnini, che ha fatto ascoltare al pubblico la sigla nazionale che ogni regione utilizzerà per i concorsi. Questa canzone è nata dall'idea di Francesca, che mi ha chiesto di scrivere l'inno per questa kermesse. La canzone si chiama Splendida e ho voluto fare una canzone leggera, anche molto orecchiabile, però che abbia all'interno un testo dove il messaggio arrivi chiaro, cioè che la donna è sempre bella, è sempre splendida, ma deve anche riuscire ad esserlo non solamente esteriormente, e questo concorso secondo me è un ottimo palcoscenico per dimostrarlo. Al massimo il momento in realtà diventerà, e ora vai, vai col tuo sorriso che ci ammalia, ora vai, vai, sei tu la splendida d'Italia. Sogna sempre, pensa in grande, fai valere le tue idee, sei una donna.